Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ringrazio a prescindere tutti perché diciamo che gli iscritti me li sto facendo da solo, non è che li sto chiedendo ultimamente con le leggi che hanno fatto su YouTube, non ne posso chiederli. Comunque, in questo video ritorno i video ad argomento, con l'argomento. Allora, in questo video tratterò un semplice argomento che è l'argomento degli autotrasporti. Allora, cioè, questi secondo me sono fondamentali. Sono fondamentali perché portano non alle multinazionali, credo anche alle multinazionali, il cibo, sono anche semplici camionisti per dire. Vanno in giro con i bisonti, con i tir per portare. Fare gli autotrasportatori in giro. Cioè, è una cosa fondamentale e alla base. Questo, diciamo, è alla base. Questo. Semplice, perché anche i camionisti non tornano a casa, è un lavoro che chi lo fa può capire che è una mazzata. È una mazzata. Poi chi lo fa. Scusate, sono sporco. Cioè, chi lo fa può capire che è una mazzata. Comunque, niente, cioè, secondo me sta alla base, questo è proprio alla base di tutto. Cioè, chi porta le multinazionali, chi porta tutto. Cioè, comunque, chi porta nelle aziende, inceneritori, tutta la roba da smistare, portare. Vabbè. Niente, questo argomento qua voglio trattare semplicemente perché, diciamo, per l'autotrasporto anche, diciamo, come si può dire, il camionista, cioè, è un bel lavoro per chi lo fa. Per chi lo vede dice è un bel lavoro. Perché dico mi piace vederlo. Appunto per quello. Comunque, stavo dicendo che chi porta da un'azienda ad un'altra, magari fa due cariche al giorno per dire, il lavoro dell'autotrasportatore, il semplice camionista, diciamo, è un lavoro massacrante per chi lo capisce. Io non capisco perché ancora sto studiando, quindi è un lavoro massacrante. Per chi lo sa. Intanto anche buon 25 aprile. Buona festa. Comunque, io spero che questo video vi piaccia perché chi è camionista può capire. Chi si sveglia presto la mattina può capire. Cioè, chi si sveglia è anche un lavoro duro perché la gente si sveglia presto la mattina, cioè sì, presto alle 3, 4, 5 e poi sale sul camion e sta via magari tutta la giornata, tutta la settimana e sta anche via a dormire perché per dire, non torna a casa. È un lavoro molto, molto massacrante per chi lo fa, per sempre. Vabbè. Piccola parentesi per dirvi che per chi pensa che gli iscritti li ho presi da qualcuno, me li sto facendo io, è una scalata abnorme, quella per gli iscritti, perché sto crescendo grazie a chi mi supporta e lo ringrazio, però c'è una persona può piacere il canale o no, questo. Niente, torniamo sul discorso. Gente che porta, diciamo, carichi. Non voglio dire il paese, però vabbè. Chissà che c'è l'inceneritore qua vicino a me. Poco distante. Vai. Nell'inceneritori, per dirmi, che porta non sa che se il carico è infiammabile oppure no. Cioè, fa un lungo magari viaggio e non sa se il carico è o non è infiammabile. Questo sono
sono le condizioni della gente che può anche viaggiare. Cioè, più che altro la gente viaggia con insicurezza. Poi, quelli che succedono incidenti stradali, non è colpa neanche di questi perché sono in giro a lavorare. Però dicono andare più piano e c'è molta gente corre, ad esempio anche in autostrada corrono. Corrono. Niente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Non so, comunque, sempre per aprire parentesi, se non mettere più il link, ma per ora lo metto ancora, non vi preoccupate, di Telegram. Perché sono in pochi. Per quando sarò più avanti, diciamo, sempre che se verranno, se verrà qualcuno a seguirmi, di aprire un server Discord. Perché io ho Discord, ma aprire un server mo non mi sembra l'ideale. Però, ma comunque, raga, spero che questo video sia piaciuto. Mettete like, sempre positivi. Sotto nell'info box ci sono ovviamente i cani, ci sono le mie social, e scusate se mi impappino a parlare, ma non so più, mi fermo e poi dopo non so cosa. Comunque, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Passate dai miei social. Ciao.